4 vittorie nelle ultime 6 partite nella Serie B con te.it. Questo è il Bari che i tifosi volevano inizio stagione. L'Ascoli invece, dopo un discreto inizio di campionato, pare essersi inceppato. Nicola punta sul 4-3-3, c'è Di Cesare in difesa a centrocampo. Torna Gençoğlu, attacco con Rosina, Maniero e De Luca. Davis Mangia sceglie la difesa a 3, infoltisce il centrocampo con Almici e Pecorini esterni e affida l'attacco all'ex Bellomo con accanto Caccia. Arbitra Serra di Torino. È l'Ascoli a giocare il primo pallone della partita, è l'Ascoli a costruire la prima azione della gara. Calcio d'angolo, va Bellomo dalla destra, Caccia di testa, la parata di Guarla. Caccia al 50° secondo si è visto annullare un gol per posizione di offside. De Luca 25° punta l'area di rigore, crea lo scompiglio col destro, Svetkauskas in calcio d'angolo. Da qui inizia lo show del Bari, inizia lo show di De Luca. 39° Addae ci prova dalla destra, il cross, la palla sbuca all'ultimo momento davanti a Guarna che va con la mano aperta a deviare la palla. 42° minuto, Sabelli dentro per Vagliani, 1-0 Bari, il cross di Sabelli, il gol di Vagliani al 42° minuto, Bari in vantaggio, la gioia del San Nicola, il cross di Sabelli, Vagliani per il quarto gol di questa stagione. Vagliani, l'uomo che rese amaro l'esordio di Ronaldinho in Italia. Il primo tempo si conclude così con il Bari in vantaggio per una rete a zero, vantaggio meritato, si ritorna in campo, l'Ascoli giocherà con il 3-4-3, in campo c'è Petagna e non Grassi, prova a dare più peso all'attacco. Davis Mangia, lo scorso anno allenatore del Bari, al minuto numero 46 Rosina batte una punizione splendida, palla dentro per De Luca, il cross va con la mano Canini, è calcio di rigore concesso dall'arbitro Serra di Torino, va Rosina a calciare il tiro con la mancino, il 2-0, Ascoli sotto di due reti dopo 47 minuti per Alessandro Rosina, è il primo gol segnato quest'anno, giocatore in dubbio prima dell'inizio della gara, è stato schierato da Nicola malgrado qualche problema in settimana. Ancora in avanti il Bari, il controllo di Rosina, siamo al 55°, la palla deviata in calcio d'angolo, il Bari non si accontenta del vantaggio di due reti, De Luca doppio passo, palla dentro al centro dell'area piccola e Mengoni ad anticipare Rosina, passa un minuto e De Luca ispiratissimo vede il taglio di Porcari, palla in area di rigore, va a calciare Porcari, la deviazione ancora di Mengoni che per due volte in un minuto salva la propria porta, ma il Bari attacca ancora, il cross di Sabelli, la testa di Maniero, è un gol bellissimo, il gol di Maniero è il quarto gol in 5 partite per Maniero, la finta di Sabelli dentro col destro, il colpo di testa dell'attaccante che poi si farà ammonire perché toglie la maglia, Pecorini il cross per Caccia, 75°, palla alta sulla traversa e ci prova anche al 78° con Giorgi, la deviazione di Vagliani, la palla sul palo e la partita termina così con il Bari sopra di 3 gol. Avete visto anche le espressioni di Davis Mangia, Bari batte Ascoli 3-0.